Con la corona di fiori appena benedetta dal padre guardiano, Marco, sguardo tranquillo e fisico asciutto, procede con passo deciso e cadenzato, come se stesse salendo un'anonima scalinata. In realtà, quando arriva sulla sommità, è a 26 metri d'altezza. In basso, sul piazzale, i fedeli che hanno appena finito di assistere alla messa domenicale assistono silenti, con lo sguardo all'insù e un pizzico di apprensione. Marco resta lassù per una manciata di minuti. Qualcuno comincia a chiedersi quando sarebbe sceso, ma a quell'altezza, con il vento che diventa un'insidia, necessario procedere con la massima cautela. Alla fine, come testimoniato da questo scatto, per i vigili del fuoco, missione compiuta alla perfezione. Anche quest'anno la Madonna che campeggia sul campanile del convento di San Nicandro, nel e dal giorno dell'Immacolata, è cinta da gerbere bianche, simbolo della purezza. C'è stata qualche difficoltà, insomma, l'altezza era notevole. Lì sopra cosa hai trovato? Era leggermente ventilato, però come sappiamo i vigili del fuoco sono abituati a queste cose. Per i caschi rossi la cerimonia è una tradizione particolarmente sentita, anche perché proprio a Venafro da anni è attivo un distaccamento di volontari a presidio della città e dei comuni dell'Interland. Una tradizione che dura da decenni, per noi è una grossa soddisfazione e soprattutto per i cittadini di Venafro che tengono molto a questa tradizione. La piccola grande impresa, celebrata non con la musica, ma con il suono tipico che accompagna e contraddistingue i vigili del fuoco in Italia e in tutto il mondo.